E la ragazza e la mamma? Che strano. Guarda, amore mio, è papà, è papà. Non può essere. Adoro questo cioccolato. Che ottimo! Cosa ne pensi di portare questo cioccolato? Con questo qui? Wow, è meraviglioso. Certo, amore mio, è questo, hai colpito, nel segno. Wow, che bello. Ci ho messo molto tempo a scegliere. Ma non mi ha risposto. Ma io entrerò. Buon pomeriggio, signorina. Prenderò questi cioccolatini. Va bene, e complimenti, hai buon gusto. Va bene, quale sarà il metodo di pagamento? Ah, carta. Credito, per favore. Puoi andare avanti. Non credo che lui stia facendo questo con me. Ciao, tutto bene? Posso aiutarti? Allora, ho visto questa coppia che è appena uscita con un anello. E giusto per curiosità, non lo vendereste qui, vero? No, purtroppo non vendiamo ancora questo tipo di anello qui, vero? E non so nemmeno se è il nostro, perché quell'anello lì ho già lavorato in gioielleria e costa più o meno 10.000 reais. 10.000 reais. È questo che hai detto? Sì, ho già lavorato con gioielli. Quell'anello lì andava molto nella gioielleria all'angolo. Costa 10.000 reais. Ma anelli così tendono ad essere molto esclusivi. Ne arriva uno ogni 6 mesi. Probabilmente dovevano essere raggianti, vero? Sembrava una coppia molto felice. Deve essere una donna fortunata, vero? Perché un uomo che fa un regalo del genere è piuttosto raro. Sì, è davvero una grande fortuna. È rarissimo trovare uomini così, vero? Rarissimo. Ma se vuoi posso portarti, ho amiche che lavorano lì, forse ce n'è un'altra. No, non c'è bisogno, ho molta fretta, ok? Ci sentiamo dopo, ciao! Strano, è entrato, non ha comprato nulla e ha voluto andare nel negozio. Per fortuna che hai dormito, amore mio. Altrimenti non vedrai la vita che dovrai sopportare. Che cos'è questo, Daniela? Cosa stai cercando sotto il divano? Niente, era solo una polvere che mi stava dando fastidio. Ah, ho già capito. Vado in camera, sono molto stanco. Il lavoro di oggi è per il tè, va bene. Immagino, lavoro manuale, vero? Deve aver usato molta forza. Sì, è davvero troppo. Sono molto stanco. Stanco di aprire la porta dell'auto per le donne, vero? Rafael, sei un miserabile. Pensi che non possa saperlo, vero? Ti ho visto aprire la porta della tua auto per quella donna. Rafael, come puoi? Hai una figlia qui in braccio. Che follia è questa di cui stai parlando, vero? Non ha niente a che fare con quello. Ogni uomo dice la stessa cosa. È incredibile. Non è come sembra. Posso spiegare. È solo una mia amica. Non cambiate nemmeno il discorso. È lei, vero? Fammi vedere. Lasciami parlare con lei. Per l'amor di Dio, Daniela, non è questo che stai pensando. Ah no, allora vediamo, pronto, lì. Ha riattaccato quando ha sentito la mia voce. Scendi qui, vado a dormire. Aspetta solo un attimo, Rafael, perché è così difficile per te parlare. Dimmi da quanto tempo stai con lei. Ascolta, Daniela, domani sarò in un viaggio di lavoro, molto importante. Non ho tempo da perdere a spendere le mie energie per qualcosa che non ha spiegazione. Viaggio, viaggi di lavoro. Sono sicura che viaggerai con lei, Rafael. Amore mio, dammi il mio amore, ti amo, sei l'amore della mia vita. Un giorno lo capirai anche tu. Adesso vado a dormire perché sono davvero molto stanco. Lui andrà in viaggio con la sua amante. Ha dato l'anello che ho sempre desiderato e non ha nemmeno avuto il coraggio di confessarlo a me. Sono io? Sì, sua moglie. Cosa? Come così? Non può essere. No, no. Parla, parla.
che non è vero. No, non può essere mio figlio. Non è vero. Non può chiamare. È vero, papà. Stai ancora dormendo, ma quando ti sveglierai, voglio che tu veda il regalo che ho lasciato per te sul bancone della cucina. Quando ci siamo sposati, ho promesso di darti il meglio del meglio. Ed è per questo che ogni giorno mi espongo molto nel mio lavoro. So che non abbiamo ancora la vita che desideravo per noi, ma sono molto felice di avere una donna così, così bella al mio fianco. Con te ho scoperto cos'è l'amore, Daniela.